sviluppo della Fiera dell'Antiquariato, nuove strategie di valorizzazione del brand per il rilancio della sua immagine a livello nazionale ed internazionale, ma anche collaterali che mirino alla valorizzazione della manifestazione stessa. Del presente e del futuro della Fiera Antiquaria si è parlato molto, ma ad oggi i risultati sperati in termini di valorizzazione della manifestazione tardano ad arrivare. Perlomeno questo sembra essere il sentimento comune raccolto tra gli espositori, coloro che l'evento lo vivono in prima persona. Ancora onestamente non è che proprio c'è una grande ancora ripresa, ci sono molti turisti, molti turisti, però ancora concretamente non... qualche novità? Sì, adesso hanno fatto anche molta pubblicità, cioè si vede che c'è un po' più di giro, un po' più gente. Ma io più o meno vedo le stesse cose di sempre e ho alcuni clienti, perché io faccio il collezionismo, quindi si trovano piccole cose, quindi con il loro lavoro, però di nuovi incontri non credo di averne visti molti. Grossi frutti onestamente non so, più o meno non mi sembra sia cambiato granché, anzi vedo sempre più posti vuoti, sempre meno presenze a livello di espositori. A livello di pubblico, oramai il pubblico è diventato sempre più casuale, un po' quello della Fiera del Brigidino, quindi mancano i clienti, quelli appassionati dell'antiquariato, insomma. Secondo me è molto difficile il rilancio della fiera, è molto difficile semplicemente perché la fiera in questi anni ha avuto tanta concorrenza che prima non esisteva. Dobbiamo pensare alla qualità della merce, dobbiamo pensare che il mercato è cambiato il modo di arredare, è cambiato il gusto, è cambiato tutto, quindi bisogna andare a pescare in tutto questo per poter dare alla fiera d'Arezzo quantomeno quel fiore all'occhiello di dire a quella d'Arezzo si trova.